Perché mi hai aiutato? Manco se conosciamo. Non guarda a me, perché me lo chiedo pure io. Perché il papà c'ha sto brutto vizio e le piastre con quelli più piccoli. E a me mi sta sul cazzo. Comunque sto umato, sarà pure stronzo. Mamma come becca da solo, mi fa lo scalpo. No, perché mo tu non sei più solo. Ma siamo tre. Comunque, io so Pietro, ma mi chiamano tutti il libanese. Io sono Mario. Mario De Angelis. Io sono Claudio. Ma se si tratta di me là, tu te tiri indietro, no? Piuttosto moro. Infatti si vede. Da Pilotti sembri proprio un bufalo. Tre proiettili al petto e uno in testa. È così che hanno ammazzato il tuo amico. Non le guardi le foto? È libanese morto, l'ho già visto, commissario. Lo sappiamo tutti e due, quindi famola breve. Non hai niente da dire? E che te devo dire? Ti ha ammazzato il libanese? Eh sì, lo sapevo, non stavo qua a chiacchierare con te. Fidati. Infatti non pensavo che fossi a Roma. Pensavo fossi partito. Invece sono rimasto. Perché? Per vendicare proietti. Ecco, famola breve, indossano i soldi del libanese. Perché? Che ci devi fare? Non so cazzi tua. Tu pensa solo a fare i soldi fuori. Mi dispiace, Dandy, non ci sono soldi. Il libanese aveva investito tutto. Del liquido non c'è più niente. Mo, del liquido non c'è sta niente. L'hai fatto con rabbia? Perché vanno ad ammazzare un amico che devi provare? Dice che era re di Roma. Cascata al primo corpo che mi pareva una pera cotta, mi pareva. Sto coglione. Che poi l'amici sua per quattro buie a cari. Stavano là a guardarlo come pori stronzi. Lo sapete che c'è? Che se quello era re di Roma, allora portatemi la corona perché io sono imperatore. Insomma, gli avresti sparato tu. Certo, che te pensi, io sto raccontando a Fregnacci. Ma no, eh? No, bello. Ma perché voi che cazzo siete? A noi siamo i buiacari, i pori stronzi da amici sua. Ma raga, ma che gli è stato a credere? Ma che non vedete che questo non sarebbe manco in piedi? Lo vedo, lo vedo. Oh, ma che cazzo hai fatto? Ma che cazzo ti dice il cervello? Il libanese non lo doveva manco nominare. E non lo deve nominare nessuno! Bufalo è impazzito. Si è rubato il corpo del libanese dall'obitore. Ma come cazzo ti è venuto in mente? Lo voglio sapere lì come si deve. Questo era un imperatore. E voi non ve ne frega un cazzo. E manco a te non te ne frega un cazzo. Secondo te io me ne starei qua se non me ne fregasse un cazzo? Lo voglio solo seppellire come si merita, Fre. Stavolta non potevo decidere da soli, Bu. Stavolta no. Però una cosa la potevamo fare. Lo potevamo salutare come gli piaceva a lui. E allora chiama l'altri. Se famo l'ultimo giro con Libano. Guarda che là dentro ce ne stanno un sacco galli, eh. A me è freddo. Quasi come quelli di mia madre. Piano, non c'è. Guarda che la mamma ha mangiato in vita tua. Infatti era una vita che mi mangiava così. Ci credo. Questi qua sono i ricadoni del Siremo. Ah, sì? La libanese mangiava solo il meglio del meglio. Come ha fatto a rimangiare la storia, là?
capito chi ha ammazzato il libanese? Siremo, con tutto sto pepe di mortacci sua. Vabbè, ma fatta apposta tu. Passane un'altra che sto però, sotto. Però, una birra, c'è sta? Una pasta è finita. Se ne mangio un'altra poi raggiungo il Libano. Mettiamogli un piatto dentro per farlo con te. A buffo bassa beve, sennò a destronzate se ne dicono troppe. Al libanese. Al Libano. Che ci ha levato a tutti dalla strada per mostrarci il paradiso. Sì, ma lui ci è arrivato prima di noi. E il Libano è sempre stato avanti. Al Libano. Al libanese. Al libanese. A banda nostra. Si tratta solo del zero. Vado io? No. Che vedi che come non ci vuoi più niente a che vedere? Oh? Ammiri il tuo lavoro. Dov'eri ieri alle 4? A casa da solo. Peccato che un testimone ti ha visto alla sala corsa del quarticciolo. Gente che ha la faccia come la mia ne gira parecchi, ha dececati pure di più. Sì, ma questo ci vedeva bene. E ti ha riconosciuto che uscivi dalla sala corsa dopo aver ammazzato Gemito. Stavolta sei fregato, Soleri. O parli? Parlo sì, parlo. Appunta, metta a verbale. Soleri Fabrizio dichiara che si è rotto i coglioni. È la quarta volta che mi arrestate senza averci un cazzo in mano. Sembrate due mosche che vanno a sbattere contro una lampadina accesa. Didin, didin, didin. E dai. Ah sì. Mi dispiace, non ho fatto in tempo. Gli amici dei Gemito hanno beccato il tuo fratello. Che cazzo gli è successo a Gigio? Hanno spaccato due costole. Lasciatelo. Troppo facile. Se vuoi aiutare tuo fratello devi consegnarmi la banda. Fai schifo. Sei buono solo a giocare con la pelle degli innocenti. Non sono mica io quello che si è fatto tirare fuori dalla fidanzatina. Siete alla frutta, Soleri. Sparate a gente che non c'entra niente. Non siete più in grado di controllare il carcere. La banda è finita. Buttatelo fuori. Che sei fermo, che vedi?
brutto scoprì chi sei, eh.